Rare Time è offerto da tappa della Rare School Cup, il primo torneo di basket 5 contro 5 organizzato dall'Umana Rare per gli istituti superiori del territorio metropolitano. Un torneo che vanta la sponsorizzazione da parte di Punto Enel Energia, scuola del vetro Abate Zanetti, che ha realizzato il trofeo in vetro, il magazine metropolitano Rare Zine e che è organizzato in compartecipazione con Venezia Opportunità. Il primo concentramento, ospitato dalla palestra dell'Istituto Galilei di Dolo, ha riunito quattro scuole di Dolo e Mirano. Una mattinata di sfide appassionanti, caratterizzate dal giusto mix di agonismo e divertimento. Notevole anche il seguito sulle tribune, soprattutto per la finalissima che ha messo in palio la vittoria del girone e l'accesso alle Final Four in programma il 22 marzo al Palasport Taliercio di Mestre. Zapiere Enrico, quarta F. Matteo Sala, terza B. Agostini Lorenzo, terza B. Luca Melato, quinta F. Davide Cognolato, quinta F. Barbato Tommaso, terza A. Saccon Davide, quarta F. Christopher Berto, quarta H. Rampazzo Giorgio, quarta F. Prado Lorenzo, quarta C. Jacopo Don, quarta F. Jacopo Bonafè, quarta F. Giuliano Alessandro, terza D. Andrea Benucci, terza E. Gianluca Trevisonato, quarta E. Andrea Ceron, terza LA. Riccardo Danesin, terza. Lorenzo Voltan, quarta. Marco Numi e prima E. Boldrini Simone, prima E. Marco Valetta, terza G. La prima sfida ha visto misurarsi il Liceo Galilei di Dolo e il Liceo Maiorana di Mirano. A dispetto di una età media molto bassa, sono i ragazzi del Maiorana, accompagnati dalla professoressa Mantovan, a partire meglio. Ma a metà del secondo quarto i ragazzi del Galilei ribaltano la situazione, passando a condurre. Possibile la rimonta? Sì, mamma mia, adesso ci mettiamo sotto e recuperiamo. Come si stanno comportando questi ragazzi? Sono abbastanza disciplinati? Sono disciplinati, sì. Fischi contatti, ma vedo che non protestano, vuol dire che insomma c'è agonismo, c'è contatto, c'è fisico. Ti aspettavi un livello così alto? Sinceramente no,
ma vedo che anche molti ragazzi che giocano qua sono volti abbastanza conosciuti anche nell'ambiente sportivo. Ma voi chi siete? I due DS della squadra? Più o meno. Diciamo allenatori, siamo ex giocatori che adesso io arbitro, lui sta facendo il corso e allora ci siamo messi a disposizione per un po' di schemi, un po' di roba. Vi vedo molto determinati, state cercando anche di caricare la squadra. Diciamo che sul fisico non possiamo giocarcela, la giochiamo sul morale a parer nostro e sulla difesa essenzialmente, perché possiamo giocarcela e vogliamo arrivare assolutamente in fondo a questa partita. Vi aspettavate un livello così alto? Sinceramente sì. No. Beh, io da Galilei sì. Perché Galilei, anche essendo uno sportivo, ci aspettavamo una selezione più rigida. Noi abbiamo cercato di fare anche delle selezioni nei pomeriggi a scuola nostra, però le quinte con gli esami qua e là abbiamo dovuto portare molta gente del biennio. Oltre al professore che svolge il ruolo di allenatore, ci pare di capire che c'è anche qualcuno che svolge il ruolo del DS. Sì, come dire, vabbè, insomma, provo a cimentarmi e insomma, cosa dire? Mi piace questo sport e cerco, per quanto non possa giocare, cerco di mettermi a disposizione per la mia squadra. Come la vedi questa partita? Ma mi pare sia molto interessante e interattiva, e nel senso che comunque eravamo sotto, siamo riusciti a recuperare e buono, ce la facciamo. Nella seconda parte della sfida il Galilei, grazie a un paio di break, raggiunge la doppia cifra di vantaggio. I ragazzi guidati dai prof Perdon e Borgo sono superiori in termini fisici e di fluidità di gioco rispetto ai milanesi, che a loro volta mettono in campo tanto agonismo e una voglia di non mollare davvero encomiabile. La gara si chiude quindi con la vittoria del Galilei per 57-43 al termine di una partita caratterizzata da una elevatissima intensità di gioco. Decisamente dura, però pensavamo in qualche modo di qualificarci per le finali perché avevamo una buona squadra, anche se all'ultimo momento abbiamo avuto delle defezioni che ci hanno penalizzati. Squadra giovane però, quindi futuribile. Sì, sì, sicuramente. E diciamo che per l'anno prossimo speriamo di un miglior piazzamento, anche perché ci prepareremo per tempo. Cosa ne pensa di una manifestazione come questa? Beh, credo che sia importante perché divulgare lo sport è sempre positivo, credo che sia un'esperienza da fare. Abbiamo visto dare dei consigli anche molto tecnici. Beh, io sono un'ex giocatrice, ho giocato nella squadra dello Spinea che era in Serie B, ancora ormai sono passati tanti anni, comunque l'amore per lo sport mi è rimasto. Non è andata, peccato. Insomma era difficile. Ve le aspettavate così forti? Ma sapevamo che erano un po' più forti, quindi... Sarà per il prossimo anno? Sì, dai. Ci abbiamo provato, nel primo quarto avevamo visto la possibilità veramente di vincere con un 17-9 se non sbaglio, che veramente ci aveva dato speranza. Poi purtroppo abbiamo ceduto gli ultimi due, si è visto anche la possibilità di rotazione loro nei cambi che noi non avevamo. Siamo riusciti a tenere tutta la partita quel ritmo che avevamo avuto il primo quarto. Comunque siamo già soddisfatti, non pensavamo di potercela giocare così, insomma. Ce l'aspettavamo che fossero preparati, però dopo il primo quarto siamo riusciti ad andare in vantaggio, però dopo ci hanno recuperato. Cosa ne pensi di questa manifestazione? No, penso che sia una buona idea coinvolgere le scuole, magari anche chi nei campionati gioca meno o che ha la possibilità di giocare con altra gente che non siano i soliti compagni. Prima è andata bene, le vostre impressioni su questa partita? Abbiamo giocato di squadra e penso abbiamo anche giocato meglio, meritata come vittoria. All'inizio vi hanno un po' messo in difficoltà, poi invece avete messo la quarta. Abbiamo messo la zona più che altro. Abbiamo fatto una box and one, esatto, perché avevano un tiratore molto forte. Abbiamo provato a bloccare lui, così dopo siamo riusciti a bloccare anche gli altri. Guardiamo questa partita e vediamo come sono questi, com'è il livello, e poi vedremo come giocare, insomma. Siamo fiduciosi. Questa prima partita mi pare che vi abbia proprio messo la carica. Un po' sì, adesso studiamo gli avversari prima di tutto e poi cerchiamo di vincere, per forza bisogna vincere, quindi sì, è il nostro obiettivo. E poi c'è anche un onore di un liceo sportivo, giusto? Sì. Abbiamo tre membri qua del liceo sportivo, quindi a maggior ragione sì. Sarebbe una bella soddisfazione passare. 1, 2, 3, Cobra! E Cobra è lui. La prima è andata bene, cosa le è sembrato di questa partita, dei suoi ragazzi? I ragazzi sono impegnati bene, e adesso
aspettiamo la partita successiva, adesso vediamo, studieremo anche un po' la partita a venire e cercheremo di far bene anche la prossima. Ho visto un bel impegno, nonostante che insomma ieri abbiamo fatto un allenamento, però non eravamo proprio tutti quanti e oggi abbiamo avuto un bel assieme. Siamo riusciti a recuperare una situazione non proprio facile all'inizio. E dell'inizio di questa manifestazione più in generale cosa le sembra? Ah, mi sembra che ci sia un buon entusiasmo, anche cioè, visto l'entusiasmo sicuramente è una cosa positiva e l'organizzazione mi sembra positiva. Riato Mattia, quarta D. Buschin Federico, quarta F. Davide Cingardi, seconda F. Berti Luca, quarta F. Sant'Elia, seconda B. Giordan Mirko, seconda F. Valdana Andrea, quarta F, Musotti. Lorenzo Pantano, quinta A. Arban Pietro, quarta C. Matteo Masi, quinta A. Potter Andrea, seconda G. Davide Cecchinato, quarta D. Zenaro Nicolò, quarta D, Lazzari. Francesco Sottana, prima C. Brian Baldon, quarta A. Luca Boldrin, quarta A. Beniamino Lazzarin, seconda D, Lazzari. Riccardo Mariani, classe prima A. Luigi Galletto, seconda A. Davide Fosse, seconda B. Nella seconda partita della mattinata si sono sfidati l'Istituto Musatti e il Lazzari di Dolo. Il primo quarto di gioco è un'autentica battaglia che termina sul 15 pari. Nella seconda frazione emerge la maggior conoscenza reciproca dei musattini. Questi ultimi creano un solco importante prima dell'intervallo, grazie soprattutto alla grandissima prestazione di Boschini. Molti scuri sulla panchina del Lazzari, speravate di giocarvela un po' di più? Loro giocano a basket, io faccio per hobby, non mi aspettavo di giocare, c'è un tempo pieno, va bene così. Peccato perché dopo un inizio che sembrava molto equilibrato, poi loro hanno preso il largo. Hanno usato una tattica diversa dalla nostra. Usano meglio i passaggi, molti tiri da tre, non è facile, cioè neanche per quelli che giocano a basket come loro, stargli dietro a questa squadra. Sarà per il prossimo anno? Sì, sì. I ragazzi del Lazzari, accompagnati dalla professoressa Cecchin, non escono dalla partita e lottano su tutti i palloni, onorando in pieno lo spirito della competizione. Nella seconda frazione di gara le squadre si aggiudicano un quarto a testa e anche in questa partita l'intensità di gioco è altissima, alimentata dal gran tifo sugli spalti, sempre più in fermento per la finale. Per D.
partita sfortunata? Direi di sì, fino a questo momento, non so se c'è la possibilità di recuperare. Comunque sono contenta dell'esperienza che hanno fatto i ragazzi e vedremo di far meglio un altro anno, insomma avranno più modo di conoscersi e allenarsi tra di loro, visto che a scuola non c'è una grande tradizione per quanto riguarda il basket. È stato un input positivissimo, ritengo di sì, e che sia da continuare, insomma. La gara si conclude con la vittoria dell'Istituto Musatti per 63 a 40. Punteggio fin troppo pesante, cosa ne pensi? Andrà meglio il prossimo anno, speriamo almeno. Siete stati sfortunati nell'accoppiamento, lo sapevate che il Musatti era una squadra forte? Pensavamo di farcela, però vabbè, ormai è andata così, cercheremo, perché siamo stati anche sfortunati, cercheremo di fare meglio. Cercheremo di fare qualche allenamento in più e trovarci prima, perché non siamo riusciti a trovarci. La partita sta volgendo al termine, sembra molto bene oggi per voi. Sì, sì, dai, diciamo che contro il Lazzari un po' ce l'aspettavamo e adesso dobbiamo un po' rinforzarci per la prossima contro il Liceo, che ho visto che sono molto più forti, diciamo. Questa partita ormai è in tasca e speriamo la prossima di vincere e portarla a casa anche quella. Siete carichi? Parecchio, diciamo di sì, siamo carichissimi. Sono bravi ragazzi, ci mettono il cuore, mi sembra, no? Tutte e due le squadre. Si vede che questo oggi alla palestra c'è veramente un grande entusiasmo, ogni scuola ha il proprio tifo, è veramente una bella giornata di sport e di scuola. È veramente una bellissima manifestazione, vi ringrazio molto per averla organizzata, è stata veramente una bella giornata. Players In, il magazine della città metropolitana di Venezia, Padova e Treviso. Economia, lifestyle, sport, cultura e identità del nostro territorio raccontati attraverso storie di eccellenza. Il futuro metropolitano è già arrivato. Scoprilo sulle pagine di Players In. Players In è in vendita presso tutte le edicole delle province di Padova, Treviso e Venezia. Siete pronti? Sì, tanto ci scaldiamo e dicono che loro non sono così male, quindi noi ci impegniamo e speriamo di vincere, dai. Sarà una partita dura? Penso di sì e ce la giocheremo, dai. Dobbiamo vincere. Allora siete pronti per questa finale? Certo, spuntissimi. Cosa vi aspettate? Beh, noi ce la metteremo tutta, sappiamo che il liceo è una grande squadra composta da grandi giocatori, però noi ce la metteremo tutta fino alla fine. Adesso sarà dura, diciamolo così, cioè, abbiamo giocato tanto, adesso di partire subito sarà dura. Però ce la facciamo, abbiamo vinto la scorsa, perché non vincere questa? Il vero protagonista della finalissima è prima di tutto il gran tifo da parte degli studenti, compagni di scuola delle due squadre, che incitano i ragazzi in campo con cori e striscioni. Un grande entusiasmo che contagia anche i protagonisti in campo. Dopo un primo quarto equilibrato, Liceo Galilei prende il largo e conduce la gara grazie a una maggiore intensità difensiva e una più elevata confidenza tra i giocatori. Quella del Liceo di Dolo è una vera prova di squadra, come dimostra l'equilibrio nella distribuzione dei punti tra i diversi giocatori, mentre l'Istituto Musatti paga un po' la fatica della seconda semifinale giocata contro l'Istituto Lazzari. Let me go.
Capra, ha bisogno di un tifo questa squadra. Camassa deve i miei punti che fa, fa schiambia, poca difesa, poca difesa. Scampa in difesa. Devo fare più difesa. Ma ci credete voi nella rimonta? Abbiamo ancora due tempi, siamo qua per giocarci tutto. Adesso incominciamo a urlare. Avete abbastanza voce? Certo che sì. Sempre. C'è sempre la voce per tifare la squadra. Sente quella del liceo. Adesso ci faremo sentire. Allora ci credete in questa vittoria? Assolutamente sì. Si sta comportando bene la squadra? Assolutamente sì, si vede il risultato. Per adesso siamo in vantaggio, stiamo giocando bene. Ma se la squadra vince la tappa, lo sapete che poi dovete venire a fare il tifo anche al Palasport Alierzo per la finalissima? Ci saremo. Allora, come la vedete questa partita? Stiamo vincendo, speriamo nel secondo tempo. Credi di potercela fare? Mai dire mai, siamo scaramantici, quindi teniamo duro. Se la squadra andrà in finale, giocherà al Palasport Alierzo, quindi vi aspettiamo tutti lì? Sicuramente, si perde un giorno di scuola per una giusta causa. Come detto in precedenza, oltre allo spettacolo in campo, la finale ha offerto anche una grandissima festa sulle tribune, grazie al tifo e all'entusiasmo di tutti gli studenti presenti nella palestra del liceo. Il vantaggio del Galilei cresce con il passare dei minuti fino al 59-35 finale. Mancano pochi secondi alla fine della finale, avete fatto un gran girone. Sì, veramente è stato piacevole, anche perché abbiamo strutturato la cosa con i ragazzi, abbiamo messo i ragazzi ad allenare, i ragazzi a fare i cambi, noi abbiamo fatto un intervento parallelo, solamente un allenamento ieri nel pomeriggio, e abbiamo lasciato lo spazio quasi predominante ai ragazzi, e questo ci ha fatto molto piacere. È una grande soddisfazione avere il palazzetto pieno. Sì, sicuramente, ringraziamo anche le altre scuole che sono venute, perché anche grazie a loro abbiamo riempito il palazzetto, abbiamo fatto veramente una festa degna della Reier e di quello che avete fatto voi, che avete organizzato. Il Liceo Galilei è così la prima squadra qualificata per le Final Four della Reier School Cup, in programma al Palasport Taliercio sabato 22 marzo dalle ore 8:30. Girone, adesso dovete battervi al Taliercio. Adesso è difficile. Abbiamo comunque dimostrato di saper giocare assieme, speriamo di far ancora meglio al Taliercio. Sarete pronti? Sì, siamo pronti. Qual è il vostro urlo? Molto nuovo, l'abbiamo cambiato, adesso è Too Fast for Polizia, abbiamo deciso in comune. Troppo veloce per la polizia, ma è una citazione, quindi... Siete contenti? Ma certo che siamo contenti, guardali, che facce, guarda. Guarda il coach. Complimenti coach. Ci aspettava un risultato con così ampio margine? Sì, sicuramente, ce l'avevamo già la vittoria in tasca, già dall'inizio, già sulla carta era scritto. Purtroppo non è arrivata la vittoria in finale, comunque avete disputato un gran girone. Sì, ci siamo divertiti, bene o male anche chi non gioca a basket ha giocato, si è divertito, è stata una bella competizione e basta, bravi vincitori. Verrete lo stesso al Taliercio a tifare per i vostri rivali? Vedremo, probabilmente, può essere, non è da escludere. Tutto bene? Sì, dai, tutto bene, a parte qualche dente scheggiato e una mandibola un po' mi fa male, sì. Vi siete battuti come dei veri giocatori? Sì, fino alla fine, testa alta, anche se abbiamo perso. La prima partita, abbiamo fatto anche due partite di fila, la prima è andata alla grande, la seconda, con le ultime forze che avevamo, abbiamo fatto il possibile. Com'è giocare col palazzetto pieno? È emozionante, ti dà una carica poi che... è bello, è molto bello.
Si è conclusa così la prima giornata della Reyer School Cup, una grande giornata di festa della scuola e della pallacanestro. Un evento reso possibile grazie alla disponibilità e collaborazione di presidi, insegnanti, personale scolastico e studenti dei quattro istituti coinvolti. La prossima tappa della Reyer School Cup è in programma giovedì 6 marzo presso la palestra dell'Istituto Pacinotti di Mestre, dove oltre ai padroni di casa si sfideranno i ragazzi dell'Istituto Parini di Mestre, dell'Istituto Salesiano San Marco di Mestre e dell'Istituto Zuccante sempre di Mestre. Senza dimenticare che tutte le squadre partecipanti al torneo saranno poi premiate in occasione della Final Four in programma sabato 22 marzo al Palasport Taliercio di Mestre. Buon divertimento a tutti con il proseguo della Reyer School Cup! Avete visto Reyer Time, offerto da